I venerdì per il futuro promossi dai ragazzi di tutto il mondo hanno avuto il merito di riaccendere i riflettori sulle sorti del pianeta. Claudio Pandolfi ne ha parlato con uno dei massimi esperti di cambiamenti climatici in Italia. Sentiamo cosa ci ha detto. Lo sciopero proposto da Greta è sicuramente condivisibile, la mobilitazione dei ragazzi è condivisibile anche perché a livello globale le emissioni di CO2 e quindi di clima alteranti continuano a aumentare. Non si ferma la crescita della CO2, più 1,7% nel 2018 secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia. Sono soprattutto Cina, India e Stati Uniti che continuano ad immettere sempre più anidride carbonica nell'atmosfera, alimentando così l'effetto serra e il riscaldamento globale. La situazione attuale vede la temperatura media del pianeta cresciuta di un grado centigrado rispetto al periodo preindustriale e se guardiamo l'area del Mediterraneo ci accorgiamo che invece questa temperatura è già salita di 1,4 gradi. Andremo incontro quindi a una sistematica tropicalizzazione che vedrà una riduzione delle precipitazioni, a un aumento invece di periodi siccitosi, ondate di calore sempre più frequenti e sempre più lunghe. L'accordo di Parigi del 2015 prevede di contenere l'aumento della temperatura globale sotto i 2 gradi. L'Europa ha deciso di dimezzare le emissioni entro il 2030, ma per raggiungere l'obiettivo bisogna cambiare i nostri comportamenti quotidiani. Possiamo intanto risparmiare energia, spegnendo ad esempio banalmente le luci quando non servono che queste rimangano accese, utilizzando elettrodomestici che siano il più possibile efficienti da un punto di vista energetico. E ora la cronaca. Il ministro...